Senatore, di cosa si occuperà la prossima sessione di Bruxelles del Tribunale Russell? La prossima sessione, che si terrà dall'11 al 18 gennaio a Bruxelles, si occuperà essenzialmente di un tema che ho già accennato, cioè soprattutto il ruolo che hanno avuto e che hanno tuttora in questa vicenda latinoamericana le grandi società multinazionali, perché quello che è emerso dalla prima sessione è l'asservimento di questi governi militari alle multinazionali, ed è il fatto che in generale, questi colpi di Stato avvengono laddove c'è un governo che minaccia o che offende, gli interessi delle multinazionali. Per il Cile è un esempio clamoroso, ci stanno quel ruolo che ha avuto l'ITT in particolare, ma anche la società del rame, l'Anaconda, la Kennecott, ma per altri stati meno conosciuti, ma nel Brasile per esempio c'è una grandissima attività delle multinazionali. E abbiamo avuto delle dichiarazioni pubbliche, aperte, di dirigenti di grandi società che hanno detto che il Brasile è il paese ideale per le multinazionali perché è un paese dove la classe operaia non può scioperare, dove i sindacati non possono discutere di salari, dove non ci sono elezioni libere, quindi non c'è pericolo di avere dei governi di sinistra e quindi dove noi possiamo investire tranquillamente i nostri capitali con la sicurezza che le condizioni sociali e economiche non muteranno e che noi ricaveremo tutti i profitti necessari.